alcuni secoli fa si condannavano a morte le streghe. È proprio nelle zone periferiche che la persecuzione di queste donne, ma anche di uomini, fu particolarmente dura e cruenta. Vediamo perché. Benvenuti a X Dimension. Bene, siamo qui davanti alla casa della strega, o meglio, quello che rimane della casa della strega. Tu? Io? Vuole la tua energia? Le streghe fanno ormai parte della cultura popolare, soprattutto nelle zone più periferiche della penisola. Per esempio, in Val Camonica, per molti anni molti uomini e donne vennero perseguitati con l'accusa di stregoneria. A Vezzadoglio, nell'alta Val Camonica, è ancora visibile il cosiddetto sasso della strega. E noi lo abbiamo cercato. Ci troviamo a Vezzadoglio, in Val Camonica. Lucia, come ti sembra Vezzadoglio? Piccola e carina. Siamo a Vezzadoglio e ci stiamo dirigendo al Sasso della Strega. Il Sasso della Strega è una formazione rocciosa suggestiva, situata nel comune di Vezzadoglio, una piccola località montana nella Val Camonica, in provincia di Brescia. Da qui si vede Vezzadoglio. Tanto per farvi capire quanto siamo distanti, è in alto. Questa particolare formazione rocciosa ha attirato l'attenzione dei locali e dei visitatori a causa della sua forma insolita e delle leggende che la circondano. Noi ce la stiamo facendo a piedi, altri se la fanno in macchina. Nel contesto della Val Camonica, una regione ricca di storia, arte rupestre e miti antichi, il Sasso della Strega si inserisce come un elemento di fascino e mistero. Spesso le formazioni geologiche straordinarie come questa hanno ispirato racconti popolari e credenze locali, creando un legame tra la natura, la cultura e l'immaginazione umana. Siamo quasi arrivati al Sasso della Strega. Il Sasso della Strega è un masso erratico che presenta sulla sua superficie dei simboli, dei segni, tra poco li vedremo, che vengono attribuiti, secondo la tradizione, alle streghe, però potrebbero essere più antichi, potrebbero essere incisioni rupestri, perché ricordiamo che qui in Val Camonica sono presenti numerose incisioni rupestri. Consiglio questo percorso a chiunque voglia perdere qualche chilo. Credo proprio che questo sia un grande formicaio. Ci siamo quasi, qui a 100 metri, scendendo qui. Scendendo per questo piccolo sentiero si arriva al Sasso della Strega, finalmente. Ah, attenta che si scivola. Siamo arrivati al Sasso della Strega. Questo è il Sasso della Strega. Sono presenti sulla sua superficie dei segni, delle incisioni, che l'opinione pubblica attribuisce alle streghe. Si pensa che le streghe
avessero inciso su questo sasso, in tempi molto antichi, gli strumenti che loro utilizzavano durante i sabba. Non possiamo sapere se questo è vero, anche perché il sasso è molto rovinato e coperto per la maggior parte di muschio. Però è sicuramente suggestivo. E adesso c'è la discesa, che dovrebbe essere più facile. Speriamo. Di recente ci siamo recati a Monza per vedere la mostra Stregherie, una carrellata di articoli di giornale, stampe, illustrazioni e libri tutti dedicati alle streghe. Non è la prima volta che parliamo di streghe, ma questa volta siamo andati oltre, ci siamo recati in Val Camonica. Qui, agli inizi del Cinquecento, ebbe luogo una feroce caccia alle streghe, ma partiamo dall'inizio. Le streghe non avevano il naso a punta e non volavano sulle scope, non praticavano la magia. Piuttosto si trattava di guaritrici che utilizzavano le erbe del bosco per creare dei farmaci artigianali. Poi l'ignoranza del tempo fece il resto. A onor del vero, però, possiamo anche segnalare la sopravvivenza di culti pagani, specialmente nelle zone periferiche della penisola, come per esempio in Valtellina e in Val Camonica. Anche sulle Alpi il potere ecclesiastico e quello laico, dal Medioevo al XVIII secolo, perseguitarono le streghe, donne e uomini colpevoli soltanto di essersi fidati ingenuamente delle autorità. Infatti, nella maggior parte dei casi, l'Inquisizione perseguitava indiziati soltanto sulla base di accuse popolari. In pratica, se il vostro vicino di casa vi stava antipatico, potevate segnalarlo alle autorità, dichiarando che vi aveva fatto un maleficio. L'imputato sarebbe stato processato e, tramite la tortura, utilizzata a quei tempi, avrebbe confessato di tutto pur di mettere fine a quel tormento, anche le storie più assurde. Infatti, molte dichiarazioni fatte da streghe e stregoni sotto tortura erano inverosimili. Si parlava di sabba demoniaci sul Monte Tonale, rapporti con il diavolo e malefici di vario tipo contro persone, animali e terreni, per provocare siccità o problemi di vario tipo. La verità è che al tempo le autorità ecclesiastiche credevano realmente alla magia e alla stregoneria. Il Medioevo e parte dell'età moderna furono epoche dominate dalla superstizione. Soltanto dal XVIII secolo, con l'avvento dell'età dei lumi, tutto cambiò e la ragione prese il sopravvento sulle superstizioni. Però, fino ad allora, centinaia di persone vennero messe a morte, decapitate o arse sul rogo, con l'accusa di stregoneria. Vediamo alcuni esempi. Celebri sono rimasti nella storia i processi condotti tra il 1518 e il 1521 alle streghe della Val Camonica, nella zona tra Edolo e Pisogne, che portarono alla morte moltissime persone. Tra le tante streghe condannate al rogo, ricordiamo Benvenuta detta Pincinella, una guaritrice sospettata di stregoneria, ma non fu l'unica. La prassi, durante i processi, era sempre la stessa. Il soggetto, spesso non istruito, veniva incalzato dall'inquisitore attraverso domande veloci e a volte anche poco chiare. Per mezzo della tortura, il giudice otteneva di sentire quello che desiderava e nella maggior parte dei casi la condanna a morte era inevitabile. Orsola Lardi venne sospettata di intrattenere la pratica del maleficio. Catturata e interrogata, inizialmente si dichiarò innocente. Sottoposta a una visita corporale e a 2 ore di tortura, confessò di aver imparato l'arte diabolica dalla madre, di avere partecipato ai sabba durante i quali avrebbe provocato frane e tempeste. Morì decapitata il 18 luglio 1672. In quello stesso anno una sorte simile toccò anche a Maria Zanetti, accusata da altre streghe di avere praticato malefici, Margherita Menghini, che sotto tortura affermò anche di essersi trasformata in volpe e di avere divorato delle galline, così come Caterina Min, la quale dichiarò di avere commesso peccato carnale con il demonio durante i sabba. Sotto tortura, queste donne confessarono di essersi trasformate in gatti, lupi e di poter volare sulle scope. Naturalmente erano imboccate dalle autorità ecclesiastiche, desiderose solamente di concludere i processi, e in molti casi di appropriarsi dei beni e dei terreni di questi malcapitati.
La Chiesa, infatti, poteva confiscare possedimenti ai condannati a morte per stregoneria ed eresia. Inoltre, per ogni condanna di questo tipo, i frati inquisitori ricevevano un compenso. Quindi si spiega il perché di così tante folli uccisioni, non credete? Molti di questi processi vennero sicuramente condotti in nome di Dio, sì, ma del Dio denaro. L'ultimo processo celebrato pubblicamente in Europa fu quello di Anna Gueldi, in Svizzera, decapitata sulla pubblica piazza di Glarus il 13 giugno 1782, in pieno illuminismo. Soltanto nel 2008 il Parlamento cantonale di Glarona si è scusato pubblicamente per aver giustiziato un innocente. È difficile quantificare il numero di vittime dell'Inquisizione nei secoli, ma non sbagliamo affermando che sono state centinaia. Oggi rimane ben poco di tutti quei processi, perché in molti casi fu la Chiesa stessa a distruggerne i verbali. Oggi si tende a dimenticare questo triste passato, ma è giusto parlarne per ridare voce e ricordare tutte quelle persone ingiustamente perseguitate dalla Chiesa. Forse i loro spiriti inquieti sono ancora qui, in questi boschi, in cerca di giustizia. C'era una volta una strega. Abitava a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. E si dice che facesse sortilegi, filtri d'amore, fatture. Ci stiamo dirigendo verso quella che un tempo era la casa della strega. Secondo quello che si sa, la casa della strega era proprio dietro a quel muro alle mie spalle. Era una casa di legno, una casa molto modesta, perché la signora era veneta e doveva stare soltanto qui per poco tempo, poi sarebbe ripartita. Arrivò qui con suo marito, erano entrambi di Padova. Lui era un muratore con il viso rovinato dal duro lavoro, ma da quel che si sa, era lei a fare veramente paura, e non solo per via del suo aspetto. Questi fatti risalgono agli anni 60. Secondo alcuni testimoni, la donna scagliava anatemi in lingue strane contro i suoi avversari, i quali immancabilmente ne subivano gli effetti. Un giorno, mentre si trovava in un campo a lavorare, la strega litigò con una donna, le disse una serie di parole incomprensibili, l'altra era in sella alla sua bicicletta, ferma al bordo del campo. Finito di litigare, quest'ultima fece per andare via, ma la bicicletta non si muoveva. I presenti allora si avvicinarono per vedere quello che stava succedendo e videro qualcosa di incredibile. L'erba si era infilata non tra i raggi, ma tra il cerchio e il copertone della bicicletta. Entrava da un lato della ruota e usciva dall'altro. Rimasero tutti stupiti nell'assistere a quel prodigio, anche la vittima, che lasciò lì la bici e scappò via insieme a tutti gli altri, lontano dalla strega. Qui la storia si mischia alla leggenda, non abbiamo abbastanza elementi per poter ricostruire nel dettaglio la storia di questa signora, di questa donna, che probabilmente era anche vittima dell'ignoranza del tempo e non è neanche detto che fosse una strega, però il fatto della bicicletta fa pensare. E poi si sa che dietro ogni leggenda c'è sempre un fondo di verità, no? Bene. Siamo qui davanti alla casa della strega, o meglio quello che rimane della casa della strega, che si trovava dietro a queste piante, dietro a questo muretto. Ora cercheremo un contatto con la presunta strega. Faremo degli esperimenti, cercheremo di capire se questa donna era veramente una strega oppure no. Cercheremo di capire se erano soltanto dicerie. Ah, c'è già qualcuno qua vicino, eh? Fa vedere. Hai visto qualcosa? No, io non ho visto niente. Ho visto che... Ah, sì, vedi? Fa qualcosa? Sì, fa qualcosa. Prima è arrivato arancione, quasi rosso. Adesso faremo un esperimento con il recorder digitale.
Allora, ora registriamo un EVP con questo recorder digitale. Cerchiamo di capire se la presunta strega è ancora con noi. Ok, siamo partiti. Quindi, mi rivolgo alla donna che un tempo abitava qui. Come ti chiamavi? Sei ancora qui? Che rapporto avevi con le persone del posto? Ti piaceva che ti chiamassero strega? Ok, ora fermiamo. Cominciamo a riascoltare queste prime domande. Sentiamo. Ok, siamo partiti. Quindi, mi rivolgo alla donna che un tempo abitava qui. Come ti chiamavi? Sei ancora qui? Che rapporto avevi con le persone del posto? Ti piaceva che ti chiamassero strega? Adesso io voglio provare a vedere. Voglio vedere se avvicinandomi all'antenna aumenta. Ma in realtà no. Anzi. Cos'è che c'è? Che io mi avvicinavo all'antenna e mi aspettavo di vederla aumentare, invece sì, è diminuito. Adesso che ero qua era aumentato. Andava fino all'arancio. Guardalo, arriva fino a metà. Ancora metà. Lo sto puntando verso il muro. Provo a girarmi un po', là c'era la casa. Guarda verso la casa. Verso quell'albero lì. Guarda quanto! Sei incantato! Ma scusa, ma non è possibile. Abbiamo acceso anche Alice ITC Box, che è simile a un Ovilus, contiene un database di parole e a quanto pare gli spiriti sfrutterebbero questo database per comunicare con noi. Trucco. Sì, è un trucco. Un trucco per poter comunicare con gli spiriti, diciamo così. Ora mi rivolgo a la strega che viveva qui. Mi sta congelando la mano. Sei ancora qui? Abiti ancora questa casa? Puoi comunicare parlando vicino a questo oggetto, questa scatola? Palesati. È qua. È qua. Venite qua. Allora, l'albero era quello. Eccolo. Bobina. Eh? Ida. Bobina. Cos'è che dice? Ida. Ida? È questo il tuo nome, Ida. Quindi, mi rivolgo alla donna che un tempo abitava qui. Come ti chiamavi? Eh? Ida. Bobina. Cos'è che dice? Ida. Ida? È questo il tuo nome, Ida? Ida. 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 Potrebbe essere che fosse questo il suo nome? Forse sì. Ora ha smesso di flickerare. Strano.
sì, no, sì, no. Se punto più o meno, ecco, lì. Stavo andando. Sotto. Sotto. Garza. Garza. Una garza. Cosa intendi per garza? C'è la strega? Noi siamo interessati a sapere se la persona che viveva dietro quel muro era una... Spiriti, via! Vuoi che ce ne andiamo? Cioè funziona se praticamente lo punto verso quell'albero. Cosa vuoi dirmi? Che là c'era casa tua? Parla qui dentro, che così riesco a sentirti meglio. Vuoi dirmi che là c'era casa tua? Moneta. Moneta. È vero. Non fa niente gratuitamente. Con cosa lo paghi? Non ho monete. Se non abbiamo monete, ma se vuoi, puoi usare l'energia di qualcuno di questi strumenti che abbiamo in mano. Puoi scaricare tutte le batterie e usarle come tua energia per fare qualcosa. Questa può essere una moneta di scambio. Tu? Io? O della tua energia? Edna. Edna. Interessante. Edna o Ida? Ok, dunque questa energia dar da mangiare. Strappare. Vabbè, niente senza consenso. Prima cosa. Un po' di energia va bene. Non troppa. Non voglio sentirmi troppo stanca. Ha fame? Vuole strapparti un po' di energia? Sembra che abbia detto questo. Ecco, infatti. Un po' di energia va bene, non troppa. Comunque mi sento stanca. Tu hai fame? Io mi sento... Mi sto congelando qua. Ho cominciato a dire strappare. Ho cominciato a sentire... Fame. Io invece mi sento gelare, letteralmente, nel senso che i piedi sono due pezzi di ghiaccio, nessuno mi calpesti i piedi se non mi frantumo le ossa, letteralmente. Filma a me, non filmare Dario, eh? No, sto filmando te, a lui si intravede la manica. Ossa. I piedi sono due pezzi di ghiaccio, nessuno mi calpesti i piedi se non mi frantumo le ossa. Letteralmente. Filma a me, non filmare Dario, eh? No, sto filmando te. A lui si intravede la manica. Ossa. Beh, ci saranno ossa di animale dentro là, sì, sicuro. Di persona non credo, ma di animali sicuramente. Durante cosa? Perché mi indichi sempre quell'albero? Quel punto, perché mi indichi sempre là? Cosa c'è là? Ricevuto. Marcire. Ida, ci sono delle ossa... Cenere. Ci sono delle ossa seppellite sotto quell'albero?
Forse delle ossa che stanno marcendo? Hai fatto qualche incantesimo e c'è della cenere, dei residui di cenere? Prova in costare. A cosa ti serve la moneta? Che cosa costa? Hai bisogno di dare qualcosa per poter passare oltre? Hai bisogno di una moneta? Come per attraversare il fiume? Chiudiamo la sessione. Ok, grazie per aver comunicato. Ida e... Ida, noi... O Edma. O Edna. Edna. Differenza. Siete due persone diverse? Siete due persone diverse? Chi è Ida? Puoi dircelo? Chi è Ida? Ok, devo puntare là. Ha smesso? No, è andata. O mi rimetto nella stessa posizione. È strano perché... Guarda. Comincia a flickerare. Ti salutiamo, Ida o Edna, ammettendo che fossi tu prima a comunicare con noi. Chiunque abbia comunicato e mi stia indicando qualcosa in quella zona, abbiate pazienza, ma ciao, noi non possiamo andare ciao, lì. Ida. Noi non possiamo andare lì. Spegnerò adesso l'altro oggetto, anche perché sta diminuendo l'energia. Non credo che voglia prendere altra energia, spero. Quindi ora lo spengo, ok? Sì, spegniamo. Va spengo, bene. Sì. Spegniamo pure.